abbiamo ripetuto insieme questo ritornello al Salmo. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, Vergine Maria. Domando a me e a voi, dove intende condurci la Vergine Maria? Dove vuole portarci? Se non a Gesù. Tant'è che anticamente c'era un motto latino che suonava così: ad Iesum per Mariam, a Gesù per Maria. Lo abbiamo anche ripetuto nella preghiera di colletta, quando abbiamo chiesto di raggiungere la santa montagna che è Cristo Gesù. Con Maria allora incamminiamoci verso Gesù. Questa mattina, mentre pensavo e pregavo per le cose da dirvi, mi sono soffermato su un dettaglio. Mi scuserete se io vado un po' ogni tanto a rovistare nei Vangeli, a trovare dei dettagli, e ho notato una cosa interessante. Gesù pronuncia 7 parole nel momento della fine della sua vita. Ricorderete, un tempo venivano persino i predicatori quaresimalisti, o addirittura quando anticamente c'era la cosiddetta predica al buio, era il Venerdì Santo, quando i predicatori commentavano le 7 parole di Gesù sulla croce. O sete, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, e così via. Ebbene, io mi sono reso conto che anche la Madonna pronuncia 7 parole, però non alla fine della sua vita. In tutta la sua vita, sfogliando i Vangeli, Maria parla, dice solo 7 frasi. Già questo ci fa riflettere. Ha parlato di più Gesù o Maria? Come uguale? Non è uguale. Gesù ha detto 7 parole solo in fin di vita, ma lungo la vita ne ha dette tante. Ripeto, ha parlato di più Gesù o Maria? No, ha parlato di più Gesù. Cioè, se Maria ha detto solo 7 parole in tutta la vita, Gesù ne ha dette 7 in fin di vita, senza contare tutti i discorsi che ha fatto durante la vita. Quindi significa che Gesù ha una parola importante, più importante della parola di Maria, da dirci. Una parola più importante e più abbondante. La parola di Maria è una parola essenziale, sobria. Lo so che la maggior parte delle donne rimane un po' sorpresa e dice: possibile che la Madonna abbia parlato così poco? E la Madonna parlava poco. Ha detto 7 parole che per me sono 7 scalini per salire la montagna che è Cristo e che oggi è simboleggiata dalla montagna del Carmelo, il Monte Carmelo, questo monte lussureggiante, bello, fiorito, uno degli spazi, dei luoghi più ameni, più belli di tutta la Terra Santa. E allora brevemente, gradino dopo gradino, cerchiamo di capire come si arriva alla santa montagna che è Cristo. Il primo gradino e la prima frase che Maria pronuncia,
la dice all'angelo quando si sente dire che concepirà un figlio. La prima frase qual è? Com'è possibile? Non conosco uomo. È una frase che ci dice che per camminare incontro a Cristo non devi mai abbandonare la ragione. Una religione senza ragione diventa fondamentalismo. Una religione senza ragione diventa creduloneria. Una religione senza ragione diventa fideismo. Il primo grande messaggio, pensate, di Maria è questo: non cessare mai di fare domande a Dio. E quante domande ci stiamo facendo in questo periodo? Perché la pandemia? Perché Dio non stende la sua mano? Perché permette che tre giovani l'altra notte perdessero la vita? Perché, perché, perché? Maria ci dice che l'itinerario della fede è un itinerario faticoso, esigente. Non smettere mai di farti domande. È il primo gradino. Mai abbandonare la ragione. Perché la ragione è dono di Dio. Chi vuole vivere la religione senza ragione offende Dio. È chiaro questo primo gradino? Passiamo al secondo. È la seconda parola di Maria. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola. Questa è la parola della consegna. Maria ha chiesto spiegazioni, ha domandato, ha ricevuto risposte e poi si consegna a Dio. È l'atto di fiducia, di abbandono. Se non sai consegnarti, se non sai abbandonarti, nella vita non riuscirai non solo a non credere mai, non riuscirai ad amare mai, perché amare significa consegnarsi, abbandonarsi. Secondo gradino. Se vuoi conoscere Dio, se vuoi amare Dio, se vuoi incontrare Dio, impara a consegnarti a Dio. E qui mi viene in mente un bellissimo versetto di un salmo che spesso incontriamo nella liturgia delle ore. Come bimbo svezzato in braccio a sua madre, così è l'anima mia, o Dio. Terzo gradino. Maria domanda, Maria si consegna. Quando uno si consegna a Dio e fa di Dio il tutto della sua vita, non può che esplodere di gioia. Terza parola di Maria, il canto del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Se non ti consegni a Dio, non puoi mai gioire. Ma questo vale anche nelle nostre relazioni umane. Le persone che non sanno fidarsi, affidarsi, consegnarsi, sono sempre persone sospettose, guardinghe, diffidenti, non possono mai sperimentare la gioia di una relazione. L'anima mia magnifica il Signore. È il terzo gradino della montagna, della santa montagna che è Gesù Cristo. Quarto gradino è il gradino dell'incomprensione. Figlio mio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo. Nel mentre credi di aver capito tutto di Dio, ecco che torna nuovamente la nuvola. È bello questo. Questo ci aiuta a non essere presuntuosi. Io ho terrore delle persone che credono di avere Dio a portata di mano.
Ci sono persone che lo nominano sempre. Per ogni cosa loro hanno la risposta riferita a Dio. Ma credete che sia così facile capirlo il nostro Dio? Non vi prende mai il dubbio, la nuvola? No? Ebbene, Maria, la madre di Gesù, non comprese le parole del figlio, non le comprese. Tante cose noi non le comprendiamo di Dio. E dobbiamo custodire l'umiltà. C'è un'antica opera, è stato uno dei miei primi libri che ho letto non appena ho messo piede in seminario, un libro di uno scrittore anonimo del 1400 che si chiama La nube della non conoscenza. Noi nei confronti di Dio è molto di più ciò che non conosciamo di quello che conosciamo, e questo ci deve far essere umili, ci deve far continuamente rimettere in gioco la nostra fede. Ecco il quarto gradino per arrivare a Dio. Vivere quella che San Giovanni della Croce, grande amico di Santa Teresa d'Avila, chiamava la notte dello spirito nella vita di tutti noi. Prima o poi si affaccia la notte dello spirito, in cui vediamo tutto buio, in cui non capiamo quello che ci sta accadendo, in cui non riusciamo a dare un senso agli avvenimenti, alle situazioni della vita. Quinto gradino è il momento in cui Maria anticipa il figlio alle nozze di Cana. Non hanno più vino. Chi ha fede gioca sempre d'anticipo, all'occhio attento al bisogno dell'altro, è premuroso, si mette a disposizione, anticipa i tempi, tant'è vero che il figlio dice alla madre: che c'è tra me e te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. Però poi Gesù cede: chi ama, chi crede, chi spera, gioca sempre d'anticipo. La capacità di prevenire, questo lo sanno bene le mamme. C'è un proverbio nel nostro slang di Oxford dove si dice: u figlio mort, e rispondete al ritornello. Il figlio muto, la mamma lo intende, perché si crea una tale complicità, una tale intesa, che la mamma riesce a prevenire, a prevedere, ad anticipare. È quello che fa Maria alle nozze di Cana, gioca d'anticipo. Anche noi dobbiamo abituarci a giocare d'anticipo per superare l'indifferenza, la freddezza, il cinismo. È brutta quell'espressione che sento dire a volte: io qua sto, se ha bisogno bussasse. No, l'amore anticipa, previene, soccorre. È il quinto scalino verso l'incontro con Cristo. State facendo l'affanno a salire scalini? Ci fermiamo un po'? Ce la fate altri due? Sesto scalino, sempre alle nozze di Cana, la madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Attenzione, questo è lo scalino più difficile, perché la Madonna non dice ascoltate quello che vi dirà. Noi avremmo usato il verbo ascoltare, avremmo detto ascoltate quello che Gesù dice, e invece no, dice fate, cioè mettete in pratica. Tra poco lo sentiremo nella liturgia di consacrazione. Dopo che io ho consacrato il pane e il vino, sentirete questa espressione: fate questo in memoria di me. Non dite questo, anche se noi volgarmente diciamo dire la messa, è inesatto. La messa la si fa, cioè quel pane che si spezza,
quel vino che si versa, sono le nostre esistenze che, nutrite, rinvigorite del sangue, dell'energia di amore di Gesù, si versano e si spezzano per gli altri. Ecco perché questo è lo scalino più impegnativo. E Maria che ci sta dicendo che la fedeltà a Gesù si misura non dal dire, ma dal fare. Non solo dalla fede, perché di solito tutti dicono: io non vengo in chiesa, ma ho una grande fede. Non ci interessa, non hanno ancora inventato la bilancia per pesare la fede, quindi è inutile che sprecate fiato, non c'è una bilancia per pesare la fede. Diamo per scontato che ce l'abbiamo tutti. Però dice San Giacomo nella sua lettera: tu dimostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti dimostro la fede. Quindi la fede da che cosa si pesa? Dalle opere. Ecco perché Maria dice: fate quello che vi dirà. E poi l'ultima parola, anche questa è una parola strana, è una parola che Maria non ha mai pronunciato. È il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato, dove si dice solamente che stava presso la croce. E Maria non ha pronunciato nessuna parola, ha vissuto un atteggiamento, e l'atteggiamento del rimanere. Rimanere, sappiamo bene quanto sia difficile stare ai piedi di uno che soffre, di uno che muore, di uno che ingiustamente viene condannato, e per giunta questa persona è tuo figlio. L'ultima parola di Maria è un silenzio che ci provoca terribilmente. Ci dice che nella tua vita devi saper imparare a stare nelle situazioni difficili, non a fuggire. Se fuggi sei un vigliacco, devi saper rimanere, soprattutto, non anche, soprattutto quando la croce ti si staglia dinanzi e lì sperimenti tutta la tua impotenza, vorresti gridare e vorresti scappare, ma devi rimanere. Ecco l'ultimo gradino, che è quello che poi ci fa intravedere al di là della montagna l'orizzonte di luce e di trasfigurazione che il Signore riserva a quanti percorreranno questi 7 scalini della Santa Montagna. Lasciamoci prendere sotto braccio da Maria, lei che prima di noi ha salito quei gradini e ha raggiunto Cristo, la Santa Montagna, attraverso l'assunzione in corpo e anima. Nel difficile cammino della vita, nei difficili tornanti dell'esistenza, non dimentichiamo che il cammino è sempre in salita. Però lì sulla vetta c'è un Cristo che ci abbraccerà e farà grondare i nostri occhi non più di lacrime, ma di luce.